Cannes è finito e ecco, non mi metterei con te a discutere di vincitori e vinti, ma quanto al senso che si può ricavare dei premi, e parlarne con te a valore, perché quest'anno insomma ti sei dedicata perché sei stata giurata all'Eurobest, ma non solo, hai partecipato anche con una campagna eBay al premio Holmes, che poi ricordiamolo è il più importante nell'RP perché è proprio dedicato insomma alla disciplina. Sì, hai ragione, guarda, è stato un anno l'insegna dei premi e devo dire che avrei tanto voluto partecipare a Cannes, poi ho rinunciato perché le campagne che sono state giudicate, di cui poi possiamo parlare un attimo, erano in gran parte già state oggetto delle nostre valutazioni quando sono stata giurata a Eurobest. L'esperienza di Eurobest è stata davvero molto, molto interessante, perché essere giurata a un premio ti dà l'opportunità meravigliosa di innanzitutto entrare nel merito, leggere bene e studiare bene le campagne, e questo ti arricchisce moltissimo perché avremo considerato veramente centinaia di campagne, e è stato un lavoro di gruppo peraltro anche poi con i colleghi con cui ti devi comunque confrontare in un periodo di tempo abbastanza lungo, perché il processo di selezione dura anche più di un mese, quindi è stato, devo dire, una esperienza estremamente interessante. Poi è culminata con 5 giorni di lavoro di gruppo a Helsinki in pieno inverno, è stato davvero davvero bello, sia per il lavoro di squadra sul posto e il convegno stesso che è stato molto interessante, che l'analisi. Poi in questi premi ci creano una bellissima piattaforma online per noi giurati, veramente una cosa molto interessante, per cui tu analizzi e guardi le campagne una ad una con tutto un processo di valutazione, guardando i filmati, leggendo le schede, interagisci anche con un forum tra giurati e hai tutto un tuo andamento di valutazione online di come sta procedendo la tua analisi, perché devi guardarne veramente centinaia, quindi è stato anche a livello tecnico un'esperienza interessante. E devo dire, ecco, poi scusami se ti interrompo, l'altra cosa interessante è che alla fine chi si svolge prima, chi si svolge dopo, insomma le campagne top sono sempre quelle poi che girano, e soprattutto annientando, se vogliamo, i confini tra le discipline sempre di più, perché una campagna può valere, può circolare nelle diverse categorie. Vero. Quanto mai ci siamo tutti resi conto, e quest'anno è stato veramente ancora più importante in questo percorso di, se voglio, unificazione e eliminazione dei confini. Tante volte ci chiedevamo noi giurati, ma questa campagna è una campagna di PR o è un'altra campagna? Perché poi molto spesso campagne importanti come Always, che ha vinto pluripremiata sia da noi a Eurobest che poi a Cannes, è stata pluripremiata, ma in più categorie, dove le PR magari sono una parte, ma poi non sai più definire se è un progetto effettivamente un progetto di PR o di cos'altro, perché si mescolano sempre di più, sono campagne davvero integrate. Molto spesso è bello quando una campagna veramente integrata vedi che ha un cuore PR, no? Che quindi parte dalle PR e poi cosa magari vuol dire un cuore PR? Ecco, come si identifica? Perché ad esempio Like a Girl è un cuore PR, ma anche un cuore fortemente altro, no? Sì, però diciamo un cuore PR sempre di più è qualcosa, come tu sai, PR sempre di più non può essere solo una comunicazione banale di prodotto commerciale, senza nulla togliere all'advertising, che ha avuto e ha ancora un ruolo importante nella comunicazione, soprattutto per generare awareness, per far conoscere, diciamo, i prodotti, i marchi, e quindi ha un ruolo davvero molto importante, ma le PR sono più di sottofondo, no? E quindi devono lavorare più sui valori veri delle cose. E molto spesso, come nel caso appunto di Always, l'aspetto vincente è dato proprio dalla capacità creativa e di pensiero di andare oltre il prodotto per andare a scoprire che cosa un brand davvero rappresenta in una dimensione che è veramente l'antitesi del commerciale. Questa campagna è stata tanto premiata perché è riuscita a scavare davvero dietro a tutte quelle tematiche che sono nell'aria o che circondano il brand, ma che non esulano dal prodotto e che lo accomunano e lo tengono in contatto con le consumatrici a cui si rivolge, anzi le non consumatrici, non usiamolo più questo termine, comunque col pubblico a cui si rivolge, e quindi assume davvero un valore molto più emotivo, un valore molto più forte, e questo secondo me è molto PR, perché PR vuol dire sempre di più riuscire a far parlare di un brand non soltanto attraverso la descrizione delle caratteristiche di prodotto, piuttosto che nel raccontare un prodotto,
prodotto, che quella è più publicity, è più product placement, è la parte, se vogliamo, più banale o comunque più concreta e basica del nostro lavoro, ma invece creare contenuti o sviluppare contenuti di un brand che vanno a creare veramente un grosso collegamento col pubblico, quindi che fanno parlare perché hanno toccato delle corde vere. Certo che quando si analizzano campagne così, viene anche da dire, ma oggi la concorrenza è aperta a tutti, cioè, perché l'idea prima, e poi è ovvio che si ha bisogno delle diverse specializzazioni per realizzarla, però l'idea prima può partire da ovunque. Sì, l'idea è decisamente la base di qualunque attività di comunicazione, e dall'idea si parte, dalla creatività, che oggi più che mai, anche nel nostro settore delle PR, è veramente il cuore, la cosa più fondamentale. È vero, non ci sono questi confini e sicuramente non è mai facile stabilire che cosa farà di successo di un'idea. È chiaro che le PR hanno da parte loro la capacità di riuscire a attivare dei meccanismi, un po' se vuoi come nel mondo social, che esulano dall'investimento puro, mentre una campagna di pubblicità, se non hai poi la benzina per pubblicarla, per farla lavorare andando a, diciamo, a pianificarla e a mostrarla a suon di, diciamo, di investimenti, non riesce a stare in piedi. Con le PR, diciamo, si riesce a generare visibilità anche attraverso il sostegno altrui e quindi attraverso anche la condivisione, quindi attraverso tutta una serie di leve che sono molto meno mercenarie e lavorano molto di più sulla capacità poi di fare andare le cose nei canali giusti. Ecco, guardando poi proprio al vostro comparto specifico, è anche vero che questa nuova tendenza della comunicazione di usare tutto in modo integrato pone alla ribalta il tema della rilevanza, cioè di riappropriarsi di un ruolo strategico, perché magari spesso e volentieri ultimamente le RP sono scivolate in una definizione di commodity che probabilmente non compete invece a questa nuova visione. Sì, ma io credo che sia più un retaggio del passato. Io credo che stiamo vivendo un momento che, seppur difficile, sta veramente dimostrando l'efficacia e il ruolo sempre più di primo piano delle PR rispetto al passato, dove senz'altro per tantissimi anni la pubblicità vera e propria ha fatto il grosso gioco e di conseguenza poi si è passato al mondo dei centri media, che hanno preso il testimone dando sempre grande rilevanza agli investimenti, alle pianificazioni. Secondo me, a parte la grande ondata del social, che non si può certamente tralasciare, però direi che in questo momento è molto importante il ruolo delle PR. Sta prendendo piede maggiormente, sempre di più, un po' perché i budget sono sempre più risicati e quindi questo strapotere, tra virgolette, dell'advertising inevitabilmente un po' è stato messo in discussione, un po' perché i media stanno soffrendo, c'è stato tutto questo calo un po' su tutti i fronti e quindi anche investimenti che cedono e contenitori che cedono in questo contesto di grande ripensamento del mondo della comunicazione e di grande crisi che comunque ha comportato un rimescolamento delle carte. Senz'altro anche a causa della crisi credo che sia emerso maggiormente il valore di un'attività come quella di PR, che è fatta sicuramente con budget anche più, diciamo, più risicati e con mezzi che riescono comunque a dare comunque un buon risultato anche in momenti difficili come questo. Guardando la vostra agenzia, tra l'altro, insomma, si chiude a metà dell'anno e penso che se tirate una somma è positivo, no? Come andamento, perlomeno a giudicare dalle notizie che abbiamo dato di nuove acquisizioni. Com'è? È più difficile, cioè tutto si svolge sempre più attraverso gare anche nel vostro comparto, anche se da voi mi raccontavi che l'assegnazione diretta non è così rara. Mm-hmm. Cioè, insomma, come ci si muove oggi per fare un new business che dia soddisfazione al cliente e all'agenzia? Non mi fa svelare troppi segreti. No, come tante agenzie siamo in un momento di grande fermento, perché ammetto che c'è molto movimento, siamo spesso contattati, purtroppo tante sono le gare, molto spesso bisogna, come dire, sudarsi fino in fondo un incarico nuovo, proprio perché forse per diciamo l'esiguità dei budget a disposizione ha reso le aziende molto più forti e consapevoli che l'investimento
strumento che hanno in mano è un tesoretto che desiderano, come dire, offrire mettendo a dura prova la controparte. Quindi ci hanno preso un po' tanto la mano in questo, e quindi molto spesso siamo spremuti tutti un po' troppo, forse eccessivamente, con un numero di gare sempre crescenti e con un numero anche di agenzie in gara che sono davvero tante. Quindi, sai, per quanto tu poi possa essere bravo, creativo e investire tanto tempo, matematicamente, quando sono anche 10 le sigle in gara, inevitabilmente poi un vincitore sarà uno. E quindi diciamo che un po' questa tendenza spero si vada un po' riducendo, perché diventa un po' troppo impegnativo, per mio modo di vedere, per tutti. Fortunatamente non tutte le cose arrivano solo così sudate come con le gare, e quindi abbiamo anche la fortuna, penso non essere i soli, insomma, la fortuna di avere anche contatti che ci vengono direttamente o tramite il passaparola, che è sempre stato ed è nel nostro settore molto molto importante, attraverso anche il nostro network, quindi attraverso contatti dall'estero che sono molto molto interessanti. E quindi anche su questo fronte qualche novità e qualche movimento positivo si sta registrando. E per chiudere, tornando a parlare dell'inizio, cioè dei premi, ma i clienti poi interessano? Ma sai, io non sono una grande amante dei premi, lo sono diventata quest'anno perché mi si è aperto un mondo e mi sono accorta che veramente può essere estremamente stimolante per tutti, sia per chi le deve giudicare, è stato, come ti dicevo, un'esperienza positiva, ma anche per chi alla fine si deve cimentare con un premio e quindi sentirsi all'altezza e di conseguenza mettersi un po', come dire, sotto i riflettori. Trovo che anche per i ragazzi del mio team sia stimolante offrire un po' la challenge del premio. È una leva che ho sempre sottovalutato, poi spinta dai clienti che effettivamente ci tengono. Abbiamo dovuto vincere un po' la ritrosia, la pigrizia, perché io sono personalmente molto, molto esigente, come noto, e quindi ritengo sempre non all'altezza anche le cose più belle, no? Appunto, citando la campagna eBay, eravate arrivate, sì, in shortlist, sì, no? Sì, sì. Infatti, devo dire, io sono il giudice più severo e ogni tanto devo chiudere un occhio, perché poi mi viene come dire, sempre, come dire, sottolineato questo aspetto, che è un po' una mia caratteristica. Adesso, l'anno prossimo sul podio di Cannes. Ah.